Dunque, vediamo innanzitutto gli organismi eucarioti che non sono né piante né animali, ma che sono fotosintetici. Okay? Ce ne sono vari gruppi e in generale questi vengono chiamati le alghe. Okay? Sono organismi che non sono piante, ma sono fotosintetici, sono organismi eucarioti fotosintetici. Alcuni di questi sono unicellulari, altri sono pluricellulari e sono le alghe. Dunque, un gruppo particolarmente interessanti sono le alghe brune. Alghe brune. Adesso qui ne vediamo un esempio, vedete? Ecco, questa è una alga bruna, è un'alga bruna del genere Laminaria. Laminaria. Se qualcuno di voi piace andare al ristorante giapponese, l'ha anche mangiata perché si con questa si fa il brodo, il kelp, cosiddetto, questo è un nome comune, kelp, oppure anche adesso non mi viene in mente il nome in giapponese, non mi viene in mente, vabbè. Come si chiama? Ah, carabia. Vabbè, insomma, è un'alga bruna. Però queste alghe brune, queste del genere laminaria, ma ce ne sono molte altre, sono a volte anche molto grandi e possono anche formare delle vere e proprie foreste sottomarine. Delle vere e proprie foreste sottomarine. Adesso noi andiamo in cerca, vedete, kelp forest. In cerca, vediamo subito. Vedete, sono queste grandissime alghe. Questo è un pesce, è una squala. Ma queste grandi foreste di queste alghe sottomarine, alghe brune, il kelp, sono molto interessanti. Un'altra di queste alghe brune sono i sargassi. Sargasso, andiamo a vedere se troviamo. Ecco, vedete, è una alga di colore bruno, sono organismi fotosintetici. Eccolo qua, avete sentito il mare dei sargassi, sicuramente conoscete. Vedete, è un tipo di alga particolare. Adesso noi non entriamo assolutamente nel ciclo vitale di queste alghe, come funzionano, eccetera, ma sono organismi pluricellulari fotosintetici che si chiamano le alghe brune, sono molto importanti negli ecosistemi marini. Sono un gruppo di organismi eucarioti che non sono pluricellulari fotosintetici che non sono piante in nessun senso. Okay? Un primo gruppo, le alghe brune, dette anche feoficee, se uno volesse usare il nome del taxon, giusto? Sono faeoficeae. Vabbè, insomma, non importa. Feoficee o alghe brune è sufficiente. Okay? Poi vediamone un altro. Questo invece è un altro gruppo di alghe. Queste sono le cosiddette alghe rosse o rodoficee. Scriviamo rodoficee, visto che abbiamo scritto feoficee. Rodoficee. E queste sono le alghe rosse, sono un altro gruppo separato dalle alghe brune di organismi sempre acquatici, sempre come le alghe brune, sono tutte acquatiche, sono di organismi fotosintetici che non sono piante. Non sono piante, ma sono pluricellulari. Molte di queste alghe brune sono alghe rosse, scusate, sono estremamente dure, che accumulano calcare all'interno del loro corpo e spesso nei fossili sono presenti anche in grandissime quantità di grumi di alghe brune fossilizzate, alghe rosse, scusate, fossilizzate. Si chiamano le alghe corallinacee, che sono estremamente dure, sono organismi pluricellulari fotosintetici, per lo più marini, che non sono piante. Questa qui in particolare ve l'ho indicata perché, come vi ho mostrato prima, e dai che non mi ricordo come si chiama in giapponese, quella di prima che si mangia per fare nei ristoranti giapponesi per fare il brodo, anche questa qui ha una sua utilità commerciale. Questa qui è una pianta del genere Gelid, qui dovevo scriverlo in stampatello. Questa è una pianta del genere Gelidium, ve la metto qua, e da questa si estrae la carrageenina, che è una sostanza, una specie di sostanza gelatinosa che serve per esempio per fare il budino. Se voi guardate nella scatola del budino, se avete un budino che costa tanti soldi, i migliori budini contengono questa carrageenina che si estrae da queste alghe rosse Gelidium, del genere Gelidium, è una specie di gelatina, è un uso interessante di questo gruppo di alghe rosse. Andiamocene a vedere se ne vediamo qualche altra di alghe rosse. Alghe rosse, vediamo, ce ne sono sicuramente molte. Ecco, vedete, sono tutte immagini di alghe rosse, tutti organismi, vedete, marini per lo più e fotosintetici che non sono piante.
Non sono piante, sono pluricellulari, vedete, alghe rosse. Se scrivo Corallinaceae, vediamo se le troviamo. Quelle che vi dicevo, Ninaceae, ecco qui. Corallinaceae, ecco qui, queste sono delle alghe rosse estremamente dure, con calcare, che sono largamente presenti tra i fossili, si trovano fossili di queste alghe corallinacee molto frequentemente. Sono alghe rosse, ok? Vediamo un altro gruppo di alghe ancora, ecco questi qui sono interessanti, un gruppo importantissimo sono le diatomee, le alghe diatomee. Diatomee. Questi sono tra gli organismi fotosintetici più abbondanti sulla Terra. Questi invece sono unicellulari, come vedete, sono unicellulari, sono composte di una sola cellula e questa cellula è una cellula estremamente particolare. Perché questa cellula ha un guscio che è fatto di silice, cioè è fatto praticamente di vetro. Se voi prendete l'acqua, qualsiasi acqua, praticamente dalla prima pozzanghera fino all'acqua del mare, ai laghi, ai fiumi, sicuramente trovate queste alghe diatomee. In effetti, a proposito di alghe diatomee, se qualcuno di voi è mai andato al lago o se mai ha fatto il bagno in qualche corso d'acqua dolce, sui sassi in fondo c'è tutto uno strato viscido di roba che scivola, marroncino, e quelle sono quasi tutte quante diatomee. È uno strato sottile di alghe diatomee, così. Sono fatte con questo guscio di silice. E questo guscio di silice è una cosa estremamente particolare perché è fatto come una scatola, praticamente. Lo vedete qui la forma che ha, questa è una foto vera, eh? Sono foto, una foto di una composizione, e viste da sopra e viste di lato invece il guscio è fatto così. Ha un coperchio così, ok? E poi ha un secondo pezzo sotto, così, stesso guscio. Quindi si chiamano i due frustoli. Abbiamo la parola, frustoli. Sono i due pezzi del guscio della diatomea. Allora, quando queste diatomee qui sono organismi unicellulari, si moltiplicano, ok? Cioè quando si duplicano, la cellula si duplica e le due cellule che si ottengono, le due cellule figlie, ereditano ciascuna una metà del frustolo, una metà del frustolo e costruiscono l'altra metà del frustolo. La cosa curiosa è che non costruiscono l'altra metà del frustolo a caso, ma, e questa è la stranezza, costruiscono sempre la metà interna, cioè il pezzo più piccolo dentro. E poi quando questa qui, per esempio, si duplicherà, va bene? Si riaprirà a metà e delle sue due figlie, una erediterà questo pezzettino piccolo e una erediterà quello più grande. Vediamo se lo troviamo. Di nuovo, ah, che nervi! Qua si va malissimo a scegliere i colori qua. E l'altra erediterà il pezzo più grande così. E poi ricostruirà questo organismo, ricostruirà la parte più piccola. Allora voi dite, ma se andiamo avanti così, capite che c'è un problema, no? È chiaro, no? Queste qua, cioè, alla fine diventano sempre più piccole. E infatti, che cosa succede? È una cosa stranissima. Diventano sempre più piccole, sempre più piccole, sempre più piccole ogni volta che si moltiplicano e quando diventano troppo piccole, si trasformano in una cellula sessuale, in una cellula riproduttiva, si uniscono tra di loro, si accoppiano praticamente e ne formano un guscio nuovo, grande. E il ciclo ricomincia. Una cosa curiosissima che fanno le diatomee, cioè ogni volta che si moltiplicano producono sempre la metà più piccola del guscio, poi quando sono troppo piccole decidono che è arrivato il momento di riprodursi sessualmente, e due si uniscono, poi si ridividono e formano due gusci grandi di nuovo, da capo ricomincia il ciclo. Una cosa stranissima. E queste sono comunissime, 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 al punto che ci sono tonnellate e tonnellate e tonnellate, ci sono montagne intere fatte di gusci di queste diatomee fossili. Quindi quando si dice che i fossili sono rari, a volte non sono neanche tanto rari, sono intere montagne fatte di gusci di diatomee, si chiama la farina fossile. Allora vediamo se io scrivo farina fossile, cosa succede? Sperando di non trovare robe strane. Okay. Farina fossile, ecco, qui vedete, è farina che si può comprare, sono delle rocce diatomite o farina fossile. Vedete, qua ci sono delle foto al microscopio di questa farina fossile. E sono tutti, vedete, gusci, pezzi di guscio di diatomee. Ha un sacco di usi, questa farina fossile.
Per esempio, se voi mescolate la farina fossile con la nitroglicerina, ottenete una roba che si chiama dinamite. Gusci di farina fossile. Bene? Questo qui è un altro gruppo, questa è una foto del SEMMA, a falsi colori, di un altro gruppo ancora di organismi fotosintetici, unicellulari, sono i dinoflagellati. Dinoflagellati, e alcuni di questi dinoflagellati sono unicellulari, sono fotosintetici, altri no. Quindi anche la distinzione tra, per così dire, simili a piante, simili ad animali è un po' strana, è un po' così. E questi dinoflagellati hanno anche questi un guscio che però è fatto di calcare. Questo guscio che voi vedete è fatto di calcare, e arrivo, chiede. E per me i gruppi intende genere o che rango? Ah, vari. I ranghi sono arbitrari, come abbiamo detto prima, ok? Sono arbitrari, quindi non è neanche tanto importante imparare che rango. Io non vi chiederò mai i ranghi, vi ho solo fatto sapere che esistono, ok? Sappiamo che è un gruppo ed è un gruppo naturale. Poi che rango gli diamo sta a chi si occupa di classificazione per occuparsi di questa cosa, ok? Allora, sono fatti generalmente così: hanno una cellula con un guscio di calcare, così, e poi hanno due canali a forma di T, uno così e uno così, variamente ripiegati. Li vedete? Uno è così, ok? Eccolo qua, e uno è questo. Però tipicamente sono, vedete qua, se ne vede, qua è uno e qua dietro c'è l'altro. E dentro a questi canali ci sono due flagelli, uno così e uno così, e questi qua usano questi flagelli che si spostano dentro a questi canali qua, così, per nuotare nell'acqua. Sono organismi acquatici e alcuni sono fotosintetici, altri invece sono eterotrofi, sono dinoflagellati. Questi hanno un colore rosso molto intenso. Un altro gruppo. Ok? Allora, qui i fotosintetici mi pare che li abbiamo finiti. Vediamone qualcun altro di altri gruppi, tanto per fare un po' di carrellata, sarà più o meno così, anche le prossime volte, con un po' più di approfondimento. Questa qui è un'ameba, ameba, okay? E le amebe sono un gruppo di organismi eterotrofi e già unicellulari, eucarioti, e vedete anche questa sta mangiando e sappiamo anche come mangerà questo pezzettino di non so cosa con il processo di fagocitosi, abbiamo già studiato, okay? Queste stroflessioni qui che si chiamano gli pseudopodi. Ecco, questi organismi qua sono grandissimi per essere cellule. Esistono organismi pluricellulari più piccoli di queste amebe qua. Alcuni sono enormi, okay? È un'ameba, è un altro gruppo. Questo qua è un gruppo ancora più grosso, sono un organismo ancora più grosso. Questo è chiaramente visibile anche a occhio nudo, vedete? È 0,2 mm, quindi si vede abbastanza, cioè questo pezzettino qua è 0,2 mm, quindi capite che questo è abbastanza grande. Questo è un ciliato. I ciliati sono un gruppo altro di organismi unicellulari. Questo è uno dei ciliati più complicati, è un ciliato del genere Stentor. 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 E questi Stentor sono organismi che, vedete, hanno strutture estremamente complesse per essere fatti di una cellula sola. Qui hanno sopra, vedete, una specie di imbuto, non so come dire, imbuto, e intorno a questo imbuto, non so se vedete, c'è tutto un cerchiolino di ciglia. E con queste ciglia lo stentor fa una specie di vortice d'acqua e attira a sé tutta l'acqua che sta intorno e poi filtra le particelle con delle altre ciglia che stanno qui e tutte le cose che si possono mangiare, che si può prendere dall'acqua, per esempio altri organismi unicellulari o batteri o cose così, le ingloba dentro in piccolissime vescicole alimentari e si nutre di queste particelle. Quindi voi capite che e questo è fatto di una cellula sola. Questa è un'unica cellula fatta così. Capite che le cellule degli organismi unicellulari spesso sono molto molto più complicate delle cellule degli organismi pluricellulari, perché si devono arrangiare a far tutto con una sola cellula. Questa è una sola cellula enorme e complicatissima con molti nuclei. Okay? È una cellula di uno stentor, è un organismo unicellulare, anche questo è interessante. Questi invece, che sono interessanti, sono tutti interessanti, per quello ve li ho messi, sono dei foraminiferi. Foraminiferi.
E quindi sono organismi filtratori marini che vivono nel mare, okay? Foraminiferi. Questo è il gruppo dei foraminiferi, il taxon, foraminifera. E vedete, hanno questa specie di conchiglia, vedete che sembra una specie di conchiglia come varie camere, okay? È un organismo unicellulare, anche questo, una sola cellula, in tutte queste diverse camerette, e vedete le dimensioni, mezzo millimetro, quindi questi sono grandi. 2, 3, 4 mm, ma sono piccoli questi foraminiferi qui che esistono adesso rispetto ai foraminiferi. Ogni cella, qui una cameretta, cioè una sola cellula abita qua dentro, divisa in varie camere con questo guscio, un guscio di calcare. Ma nella storia della Terra, di questi foraminiferi sono esistiti da milioni e milioni e milioni e milioni di anni, e nelle epoche passate ne sono esistiti di queste misure qua, una sola cellula, grandi. Così, se noi andiamo in cerca, nei fossili di questi foraminiferi si chiamano i nummuliti e se ne possono trovare di enormi. Andiamo in cerca di nummuliti. Cosa troviamo? Ecco qua, vedete? Questi sono nummuliti, eccole qua, vedete le dimensioni. Questi nummuliti sono questi gusci di organismi unicellulari. Eccoli qua, guardate. Pensate che dimensioni, questi sono abbastanza piccoli, ma vi assicuro che ce ne sono grandi come un piatto, e sono organismi unicellulari e questi sono esistiti nelle epoche passate. Adesso i nummuliti che esistono ancora sono piccoli, sono grandi 1 mm o 2, ok? Ma nelle epoche passate sono stati molto grandi e anche questi vivono in fondo al mare filtrando l'acqua, ok? I nummuliti, un gruppo di unicellulari, curioso, di eucarioti che non sono né animali né piante né funghi. Questo qua invece il video che adesso vi metto è un video di un gruppo di organismi che è stato classificato come un fungo per tanto tempo, ma poi si è capito che non è proprio per niente un fungo e vengono chiamati, hanno un nome un po'... Però se vogliamo il loro nome scientifico sono i Myxomicota. Myxomicota. Non so se qua c'è la I o la Y, non sono sicuro. Insomma, non importa. Forse lei, ma non sono sicuro. E invece il nome che si dà in italiano di solito è quello di funghi mucilaginosi. Il nome è mucilaginosi plasmodiali. Un nome un po' pomposo, okay? Plasmodiali. E cosa sono questi funghi mucilaginosi e plasmodiali? Sono funghi, non sono per niente funghi, ma si chiamano tra virgolette funghi, mucilaginosi perché sono viscidi se li tocchi, e plasmodiali perché le cellule di cui sono composti non hanno membrane che li separano, cioè è praticamente come se fosse un'unica cellula, tra virgolette, sono tutte unite, hanno un nucleo qua, uno qua, uno qua, uno qua, uno qua, uno qua, è una cosa che c'è anche nei funghi, questo lo vedremo. Ma non hanno membrane che le separano una dall'altra. E questi funghi mucilaginosi plasmodiali sono molto curiosi per moltissimi motivi. Negli ultimi anni sono diventati molto di moda. Adesso vi faccio vedere un video, tanto per farvi vedere come sono fatti. Ve ne faccio vedere una specie famosa che si chiama, non mi ricordo, con la F, si chiama Fumarius, come si chiama? Mi ricordo. Vediamo se c'è scritto per caso. Allora, no, non c'è scritto. Vabbè, non mi viene in mente, ma non importa. Insomma, okay. Faccio vedere come si comporta. Vedete? Come cresce lungo le foglie. Si nutre questo fungo. È un video accelerato, ovviamente. Questa specie di fungo, perché non è un fungo, è un eucariote. Si nutre di materiali in decomposizione. Vedete che si espande. Ok? E la cosa curiosa è che riesce a costruirsi dei canali, vedete questa specie di vene che ci sono, e queste vene, questi canali, sono costruiti con un criterio, cioè sono estremamente efficienti nel ridistribuire i nutrienti, e però non si sa come faccia questo organismo a sapere, tra virgolette, dove deve costruire questi tubi per spostare i nutrienti, quindi è una cosa estremamente curiosa che si sta studiando tantissimo, perché come fanno le cellule che stanno qua a sapere che devono costruire queste specie di vene per trasportare il cibo, non si sa. È una cosa che in questi ultimi anni è molto di moda studiare. Okay. Funghi mucilaginosi plasmodiali. Ecco, vediamo se c'è qualcosa da far vedere.
vedete, queste sono le varie. Vedete che come pulsa è così e non si sa neanche bene perché lo fa. Ecco, e poi a un certo punto questo si andrà a riprodursi anche, produce delle spore, cioè vedremo un po' meglio, eccolo qui, la prossima volta, cioè domani, che cosa si intende con spore, e poi questi scoppiano e produrranno, sono come dei semi, per così dire, e ecco, si apre, vedete? Vediamo cosa succede, se si mostra che si aprono. No, va bene. E abbiamo visto anche questo è un altro gruppo di organismi eucarioti pluricellulari che non sono né piante né animali né funghi. Questo è l'ultimo che vi faccio vedere per oggi, ok? Sono un gruppo di organismi che sono vivono anche questi filtrando l'acqua e anche questi, come le diatome, hanno un guscio di silice, cioè un guscio di vetro praticamente, sono i radiolari. Radiolari sono estremamente comuni nelle acque marine. Okay. E vedete che forme incredibili hanno i gusci di questi organismi unicellulari marini. Questa è una vera foto al microscopio ottico. Una vera foto al microscopio ottico di gusci di radiolari. Guardate che strutture eccezionali. E sono tutti di vetro, sono dei pezzettini praticamente di silice. Questi organismi vivono nei nostri, in tutti i mari, sono abbastanza, sono molto, molto comuni. Okay? Gusci di radiolari. Ora ci siamo fatti un po' di tour, per così dire, di un po' di organismi che non sono né animali, né piante, né funghi, che sono organismi eucarioti. Allora adesso ve ne faccio vedere, vi faccio così, domani abbiamo già l'introduzione pronta. C'è un gruppo di alghe, che si chiamano le alghe verdi, per esempio questa, Ulva, Ulva lactuca, che sicuramente tutti avete visto. L'avete vista? Al mare sicuramente l'avete vista, ok? Ulva lactuca, e questo tipo di organismi qua, le cosiddette alghe verdi, a un certo punto hanno conquistato la terraferma e hanno dato origine a uno dei tre grandi gruppi più importanti di organismi eucarioti, che sono naturalmente le piante, ok? Che sarà l'argomento che inizieremo a vedere da domani. Saluti!